quindi sarai uno dei primi quando chiamano i nomi. Prego. Abbastanza. Ma non ha tempo di sapere. No, il numero di telefono cellulare. Io ho Diamante oggi punto di riferimento sanitario del territorio per le vaccinazioni anti-Covid. Sta andando tutto tranquillamente, sembra, quindi l'organizzazione sta funzionando perfettamente. Sì, tanta gente che ha l'ansia di vaccinarsi. È chiaro che solo attraverso il vaccino ne usciamo. Lo dice Figliuolo, lo dicono le autorità sanitarie italiane, lo dice il governo, lo stiamo facendo anche in Calabria. Il Vax Day mi pare che sia stata una ottima idea. Diamante, centro vaccinale del territorio, noi ringraziamo innanzitutto i medici, ringraziamo la dottoressa Riccetti per averci indicato, il dottor Cianni per aver voluto andare in questa direzione, ringrazio i medici perché stanno facendo il loro lavoro molto bene, il personale paramedico, devo anche ringraziare i volontari del comune, i volontari dell'associazione che fa capo Giuseppe, lo Sardo, i volontari della Croce Rossa che a titolo gratuito stanno dando una mano per le vaccinazioni oggi. È un grande risultato quello di avere un centro vaccinale a Diamante. Io lo dico non per lodare la mia amministrazione, che ho l'onore di guidare, ma tutti i sindaci hanno provveduto all'arredamento, hanno provveduto. Noi per esempio abbiamo messo su anche l'infermeria, tutto quello che c'è qui dentro, dai computer alle stampanti, ai gazebo, ai tavoli, alle sedie, alle piante, è stato allestito a cura del comune. Se non ci fosse stata, diciamo, la disponibilità del comune di Diamante e di tutti i comuni ad allestire i centri, certamente i centri non sarebbero arrivati. Quindi diciamo che il centro è una conquista dei cittadini di Diamante che attraverso la loro amministrazione hanno ottenuto questo centro. Quindi grazie al personale sanitario, ma fatemi ringraziare in maniera particolare i volontari, perché sono quelli che stanno lavorando qui senza essere pagati a titolo gratuito. A loro va veramente il ringraziamento mio e di tutta l'amministrazione comunale, così come ringrazio il vice sindaco Cornella per essere stati i motori di questa iniziativa, e ringrazio anche il personale del comune che notte e giorno sta lavorando perché le cose vadano nella giusta direzione. Si proseguirà su questa strada quindi anche per contribuire a liberarci da questo maledetto Covid, che insomma anche per la nostra economia. Due sono le strade, i vaccini e il rispetto delle regole. Diamante ha saputo rispettare le regole, forse anche per questo è stata premiata con questo centro vaccinale. È evidente che il rispetto delle regole insieme alla combinazione dei vaccini nella nostra città può significare un'estate più serena. Certo, l'orizzonte mi pare un po' più complicato dell'anno scorso, però vaccinare la nostra popolazione e rispettare le regole può essere una buona combinazione per affrontare un'estate in maniera più tranquilla. Per noi l'estate rappresenta
l'economia della nostra città, per cui è chiaro che le restrizioni potrebbero essere dirompenti. Io credo che, voglio dire anche una cosa, colgo l'occasione per dirla, tutti sanno che sono stato restrittivo, io però credo che ormai il punto non è tenere chiuso, ma è riaprire ed esercitare i controlli per costringere tutti, coloro i quali sono titolari di attività commerciali, di ristorazione, a rispettare le regole. Noi qui le abbiamo rispettate, ma il punto vero non è più continuare a stare chiusi, è riaprire per far ripartire l'economia e saper convivere con la pandemia, perché non sappiamo gli effetti del vaccino, non sappiamo che cosa significherà l'estate, non sappiamo se il virus questa volta col caldo fa un passo indietro o continua comunque ad essere tra di noi, per cui io credo che bisogna riaprire e fare in modo che si rispettino le regole, quindi più investimenti per i controlli, che diano ai comuni soldi per i vigili urbani, che potenzino le caserme dei carabinieri, della guardia di finanza, che ritorni l'esercito a dare una mano così come l'ha data l'anno scorso, però le libertà devono essere ridate ai cittadini, anche il coprifuoco alle 22 io non lo condivido, perché non ritengo che quello sia il vero problema, quindi io credo che abbiamo soppresso le libertà personali, ma adesso è il momento di dare più spazio e di esercitare i controlli, questo è il punto fondamentale. La democrazia è bella quando vengono rispettate le regole, anche in un momento in cui c'è una pandemia che dilaga, io credo che è possibile riaprire, è possibile ripristinare le libertà che sono state tolte con il rispetto delle regole. Grazie.